Bayer è molto attenta a questa problematica emergente. Di fronte ad un caso sospetto, l'approccio è molto professionale. Si comincia con l'analisi di un campione di seme per ottenere sia la prova e sia le caratteristiche dell'infestante. Si prosegue poi insieme con l'azienda alla messa a punto di una strategia per la gestione del problema. È abbastanza semplice nel caso di dicotiledoni per la presenza di diserbi con meccanismo d'azione non soggetto a resistenza. Basta cambiare prodotto. Bene anche nel caso della miscela con i diserbi della famiglia Atlantis per la piena compatibilità di questi. Le cose si complicano invece nel caso di graminace, ad esempio il loietto che è la più diffusa nelle Marche. I prodotti più efficaci hanno un meccanismo d'azione a rischio resistenza e non ci sono tante alternative disponibili per le varie colture. Su grano abbiamo lo Zodiac, ancora molto valido per il loietto, impiegabile sia in preemergenza che in post-emergenza precoce. Molto importanti sono però anche le misure agronomiche volte ad abbassare la pressione degli infestanti. Tra queste, lavorazioni profonde, falsa semina e anche la corretta scelta della coltura e rotazione.